Il pianoforte preparato, che cos'è? Prima cosa io andrei a contestualizzare. Siamo alla fine della seconda guerra mondiale, c'è voglia di stravolgere le regole, di innovare. È un periodo di avanguardia, di sperimentazione. I musicisti hanno bisogno di cercare nuovi timbri, di stravolgere lo strumento tradizionale, in un certo senso di dissacrarlo. Immaginate uno strumento come il pianoforte, intoccabile per certi aspetti, e immaginate invece di andare a modificarlo. I primi esperimenti di pianoforte preparato li possiamo attribuire al francese Erik Satie, compositore che io amo molto, tra l'altro, uomo piuttosto stravagante. Per la prima volta inserì nella cassa armonica del pianoforte diversi oggetti, pezzettini di carta, striscioline di metallo, che vibrando con le corde andavano a modificarne il suono. Però, per parlare veramente di pianoforte preparato, dobbiamo fare riferimento a due nomi fondamentali, Henry Cavell e naturalmente John Cage. Credo si sia capito, è un pianoforte all'interno del quale vengono inseriti dei vari oggetti di vario materiale, inseriti ad una certa altezza della corda, ed ecco un John Cage che risolse il suo problema di far entrare le percussioni in teatro, utilizzando pezzi di legno, barre di metallo, puntine, gomme. Il risultato è piuttosto interessante. Ed ecco che uno strumento straordinario e in un certo senso sacro come un pianoforte viene dissacrato dall'essere creativo in una maniera molto precisa, molto minuziosa, ma comunque reversibile.